Virus, quasi 31.000 nuovi casi, altri 142 morti, crescono ancora le intensive. Figliuolo, dal 10 gennaio terza dose a 4 mesi, lunghe file per i tamponi. Quarantena più breve per chi ha la terza dose, pressing delle regioni, chiesto il parere del CTS verso un capodanno blindato con le nuove regole anti-Covid. E crollano le prenotazioni per le vacanze di Natale, per il turismo il 2021 è stato un anno di crisi, l'allarme di Federalberghi e Confcommercio. Ancora qualche giorno di maltempo su gran parte del paese, allerta gialla in 5 regioni, al sud piogge, venti di burrasca, capodanno con il sole. Questa sera su Rai 2 Dante, il sogno di un'Italia libera, documentario che ripercorre la vita del sommo poeta e il rapporto con la politica del suo tempo. Buonasera e bentornati al TG2. Corsa contro il tempo per fermare la variante Omicron. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati quasi 31.000, ancora in aumento i ricoveri. Dal 10 gennaio terza dose di vaccino dopo 4 mesi, lo annuncia il generale Figliuolo, e con la ripresa delle attività lavorative sono tornate le file per i tamponi. Cominciamo con Alessandro Filippini. Parziale frenata dei contagi.